Le aziende agrituristiche sono una realtà importante in Italia, non soltanto perché sono custodi delle molte tradizioni agroalimentari dei nostri territori, ma anche perché rappresentano nel settore agricolo un'avanguardia tecnologica e digitale. Sono aziende multidimensionali e innovatrici, portatrici di un alto valore economico. Per questo insieme di motivi, l'Istat, nel corso del 7° Censimento Generale dell'Agricoltura, ha scelto di valorizzarli attraverso il contest L'Italia Buona, una sfida a suon di ricette, di prodotti d'eccellenza, di cultura alimentare e del buon vivere. Sono con Elena Lovera, proprietaria dell'agriturismo La Gallina Bianca di Saluzzo, provincia di Cuneo. Esatto. Nonché l'agriturismo vincitore del contest di Istat L'Italia Buona. Complimenti! Grazie molte, non possiamo che esserne felici. Con una ricetta, oserei dire, meravigliosa, di cui mi sono innamorata alla prima lettura. Wow! E ricordiamo un contest dove la parte dell'innovazione era una parte molto importante. È un po' il concetto chiave del nostro agriturismo. Da sempre noi abbiamo detto cerchiamo di fondere tradizione e innovazione. Intanto tradizione perché le basi della nostra cultura enogastronomica piemontese, cuneese sono molto forti, ci sono solide ricette di tradizioni, di pranzi della nonna, ma allo stesso tempo abbiamo detto cerchiamo di inserire un qualcosa di innovativo, quindi degli stili di cucina, dei modi anche di assaporare i cibi uniti insieme ai prodotti locali che portano oggi chi assaggia i nostri piatti ad una dimensione più moderna e più innovativa che allo stesso tempo riesce però a valorizzare quelle che sono le tradizioni del territorio. E sinceramente la trovo una formula vincente. Io comincerei con questa fantastica preparazione che, come mi dice bene la ricetta, si parte tritando del rosmarino insieme a dell'aglio. Quindi si parte da cose... È un po' una buona norma. Semplicissime. Come sempre, lavorare con le erbe aromatiche, non andare ad utilizzare dei sapori che coprano troppo, ma molto spesso riusciamo a dare sapore ai prodotti del territorio proprio cucinandoli in un modo, se vogliamo, anche semplicissimo. Poi noi abbiamo proprio cercato di fondere La Gallina Bianca di Saluzzo, che è un presidio slow food, sono galline allevate a terra che hanno bisogno di spazio proprio per poter correre. Noi avevamo questo spazio perché avevamo un'azienda agricola di mio nonno, già del mio bisnonno. Abbiamo diversificato un po' quella che era l'attività agricola di mio nonno e abbiamo iniziato questo allevamento di una gallina che altrimenti, ahimè, sarebbe scomparsa, lo sai questo, vero? Ed è bellissimo come una cosa antica e agricola, tornata nell'era dell'industriale, sia di nuovo attuale. Per noi è stato un piacere invece ripopolare i nostri spazi di questa bellissima gallina che bianca con la sua bella cresta rossa, razzola e, come abbiamo detto noi, vola solo chi osa farlo, perché vola e va a dormire proprio in alto nel suo bel pollaio. Allora Elena, abbiamo fatto questo fantastico trito che ha un profumo che sarebbe proprio bello poter far sentire anche. Poi prendiamo questa carne macinata che in realtà sono le cosce della gallina bianca. Esatto, noi seguiamo sempre il trend, non si butta via niente. Guarda, mi fai di un Pertanto, felice che non puoi immaginare. Andiamo a prendere quella che è la parte meno bianca, proprio la parte, se vogliamo, più saporita, più gustosa della gallina. E si va ad insaporire proprio con questo battuto che tu hai preparato per andare a creare quello che sarà il ripieno. Esatto. Ma non andiamo a metterci soltanto la coscia, ecco qua un altro prodotto. Sono totalmente innamorata di questo prodotto, che è il ramassin. Il ramassin, conosciuto come ramassin di Saluzzo, per noi il ramassin è importantissimo, questa piccola susina che qualcuno di voi in Italia magari trova soltanto ogni tanto come primizia in qualche negozio di frutta e verdura, da noi popolarissima, portato dai saraceni durante il loro tentativo di avanzata nelle nostre terre. E su questa contaminazione perché non mettere un goccio di panna, dato che siamo vicino alla Francia, giustamente, certo, per legare il tutto che ci Poi può aiutare. Poi la vacca piemontese, la vacca da latte, un latte preziosissimo,
E ovviamente con una panna molto molto ricca e ottima, ovviamente ci fa da legante con una carne molto magra come quella della gallina bianca di Saluzzo, che è un po' l'atleta delle galline, molto muscolare e poco poco grassa. Pertanto necessita proprio, quando andiamo a fare una farcia, di aggiungere un elemento che la vada ad arricchire un pochino di grassezza. Di sapidità direi pochissimo, un po' perché l'acido appena ce lo dà il ramassin. Noi abbiamo messo questa composta di ramassin, quindi una semplice marmellata che si può anche fare in casa. Questa è una ricetta che poi è facilmente replicabile, se non proprio con il ramassin, magari con una prugna locale, che si va magari, locale, certo. Noi siamo sempre per promuovere quello che è il locale, magari con una riduzione fatta in padella, ecco. Io ho deciso di mettere il ramassino in questo caso intero, perché mi piace, sì, magari che si senta nella farcia, però uno può decidere anche di farlo magari un pochino, certo, più piccolo. Omogeneo, certo. Quindi la farcia, che è la parte più buona, diciamo, no? È una parte succulenta che uno scopre nel momento in cui va, esatto, ad addentare la ricetta. Questa ce l'abbiamo, adesso dobbiamo semplicemente fare dei piccoli cilindri che poi andranno, esatto, nella gallina bianca, e li abbattiamo. Quindi con la sacca a poscia abbiamo dentro la nostra farcia, facciamo questo cilindro spingendo bene perché la farcia è fredda di frigo, così, certo, si modella molto meglio. Sì, poi noi ovviamente vogliamo ricreare un roll, quindi andiamo a creare questi cilindri da mettere all'interno. In realtà è una ricetta molto versatile e soprattutto consente anche di avere un piatto quasi pronto che si può surgelare e andare a terminare in cottura, poi andandolo a spadellare proprio prima di avere ospiti, ad esempio. Quindi anche un secondo veramente pregiato da presentare in tavola se abbiamo degli ospiti improvvisi. Chiudiamo la nostra farcia meglio possibile, cercando di tenerla, sì, facciamo più compatta, queste caramelle, entrare, esatto, meno aria possibile. Questa qui andrà in abbattitore, a casa in freezer per un paio d'ore. Ecco qui la nostra caramella, esatto, e qui abbiamo la nostra fantastica gallina bianca. Esatto, abbiamo il petto e la farcia invece che appunto ha il resto della gallina. Adesso noi abbiamo nella ricetta proposto il rolls, un po' perché ci piaceva l'idea del rolls, che richiama anche dei piatti fusion, richiama delle altre culture culinarie. Si può fare un libro, si può fare, insomma, si possono anche fare delle altre realizzazioni. L'importante è, come concezione, quella di utilizzare tutte le parti di un prodotto, non soltanto di utilizzare qualcosa e di scartare. Di lavorare sulla stagionalità e sui prodotti del territorio, cercando di proporre un qualcosa di innovativo. Bene, quindi abbiamo il nostro roll adesso, sì, già con la farcia dentro, però qui c'è un tocco in più che io amo molto, che è questa pancetta. Esatto, noi si può fare con una pancetta, si può fare con un lardo, addirittura per chi vuole osare di più, si potrebbe persino pensare di fare con la pelle del pollo. Potremmo chiamare Lorenzo, magari. Potremmo chiamare Lorenzo, che è il tuo chef, per fare questa fantastica bardatura, e sono sicura che lui ha già la mano giusta. Perfetto. Per fare questo movimento di bardatura. Adesso il nostro roll appena composto lo andiamo a disporre sulle fette di lardo disposte sulla pellicola. In questo lavoro di attenzione ci vuole lo sguardo dello chef, c'è poco da fare. Noi qui abbiamo dell'ottimo lardo, pertanto viene da sé che ci piace insaporirlo in questo modo. Questa adesso invece la mettiamo in cottura a bassa temperatura. Sì, sotto vuoto, 65 gradi per un'ora e mezza. Se non si ha un runner a casa, o comunque la possibilità di poterlo cuocere a bassa temperatura, come consigli di fare? Pentola, acqua calda, più o meno con un termometro da cucina. Sempre e chiuso? Dentro. Sì, sempre chiuso. E la inseriamo dentro e la lasciamo per il tempo utile. Ed ecco, sì, qui il rolls bardato, già stato in abbattitore per casa, meglio in freezer, e lasciato raffreddare a temperatura ambiente. Adesso lo andiamo a rosolare. Esatto, con un po' di olio e burro ad alta temperatura, giusto per sigillare i sapori che poi andremo a terminare in forno. E fargli fare una bella crosticina. Quella bella crosticina che tutti amiamo, perché ci dà questo croccante esterno per arrivare poi alla farcia morbida all'interno. Fondo di burro e olio e mettiamo i nostri roll a fare una bella crosticina.
Per insaporire ulteriormente aggiungo anche dell'alloro, altro rosmarino e uno spicchino d'aglio che ci sta sempre bene. E li finiamo in forno a 180 gradi per 10 minuti. Quindi prendiamo il nostro roll, lo tagliamo in tre sezioni eliminando le parti più esterne. Qui abbiamo una crema di zucca, anche se nella ricetta del concorso era una crema di carote, però è bello perché siamo in autunno, quindi adesso rispecchia la stagionalità. Esatto, nel periodo in cui abbiamo partecipato al concorso l'abbiamo abbinato con la carota e con gli asparagi selvatici, oggi lo andiamo ad abbinare ad una purea di zucca e ad uno spinacino saltato in padella, vedete che cromaticamente è sfizioso da vedere. Sarà secondo me anche proprio bello per chi prova a casa a fare la ricetta anche con un pollo ruspante allevato a terra, questo è fondamentale per una garanzia della bontà delle carni. Infine un fondo, sempre di gallina bianca, giusto? Sì, fondo di cottura. Il piatto che ha vinto il contest dell'Istat, per noi è stato davvero importante poter partecipare ad un contest di livello nazionale perché ci ha reso orgogliosi come cittadini saluzzesi di portare quello che è un nostro prodotto d'eccellenza, la gallina bianca di Saluzzo e il ramassin di Saluzzo, a concretizzarsi in una ricetta che dà valore al territorio e fonde la tradizione e l'innovazione. Ed è stato un piacere avere qua come ospite graditissima a realizzare la ricetta, Viola in the Sky, che porterà questo piatto, speriamo, anche nelle sue ricette. Assolutamente sì, Elena, ringrazio te e ringrazio Lorenzo e sappi che te lo ruberò, assolutamente. Grande piatto, innovazione e tradizione, vincitrice del concorso L'Italia Buona di Istat. E se volete provare anche voi a fare la ricetta, la trovate su settecensimentoagricoltura.it. Oppure venite ad assaggiare da noi.